Come altro video interessante sulla formazione delle onde stazionarie, vediamo questa vasca d'acqua, dove qua c'è una parete mobile che genera appunto le onde. Vediamo che queste onde si propagano dalla parete fino all'altra parete, rimbalzano indietro, quindi si riflettono, e dalla interferenza delle onde progressive con quelle regressive si forma l'onda stazionaria, e riconosciamo che ci sono dei punti che oscillano in alto e in basso, e altri punti, altre zone che invece stanno ferme, cioè i nodi. Vediamo anche che gli antinodi oscillano in fase alternata, due antinodi adiacenti. Qua si vede bene appunto che ci sono delle zone dell'acqua che oscillano su e giù, e quelli appunto sono gli antinodi e sono in controfase, antinodi adiacenti.